dal Medio Oriente percorso dalle violenze alle guerre nel mondo, dalle stragi terroristiche al dramma dei migranti, dalla piaga dei bambini soldato e delle vittime della tratta alle difficoltà dei disoccupati. È una fotografia dai mille volti quella offerta dal Papa nel messaggio del giorno di Natale, affacciandosi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana per la tradizionale benedizione Urbi et Orbi. Nell'anno santo appena iniziato, Francesco invita a confidare nella misericordia divina perché dove nasce Dio, afferma, nascono speranza e pace, non c'è più posto per l'odio e per la guerra. Solo la misericordia di Dio prosegue e può liberare l'umanità da tante forme di male, a volte mostruose, generate dall'egoismo. Eppure, constata, proprio là dove è venuto al mondo il figlio di Dio, la pace rimane un dono da costruire. Possano israeliani e palestinesi riprendere un dialogo diretto e giungere ad un'intesa che permetta ai due popoli di convivere in armonia. Quindi un pensiero alle terre sconvolte dalla guerra e dall'avanzata del sedicente Stato Islamico. Al Signore domandiamo che l'intesa raggiunta in seno alle Nazioni Unite riesca quanto prima a far tacere il fragore delle armi in Siria e a rimediare alla gravissima situazione umanitaria della popolazione stremata. Il pontefice non dimentica le vittime delle atrocità commesse anche in Libia, Iraq, Yemen e nell'Africa subsahariana. Il suo pensiero va a quanti sono stati colpiti da efferate azioni terroristiche nei cieli d'Egitto, a Beirut, Parigi, Bamako e Tunisi. Ricorda i cristiani perseguitati a causa della fede. Sono, dice, i nostri martiri di oggi. Chiede pace e concordia per la Repubblica Democratica del Congo, il Burundi, il Sud Sudan e anche per la Colombia. Quindi esorta alla riconciliazione in Ucraina. Poi le altre piaghe delle nostre società dove, osserva, schiere di uomini e donne sono private della loro dignità umana. Giunga oggi la nostra vicinanza ai più indefessi, soprattutto ai bambini soldato, alle donne che subiscono violenza, alle vittime della tratta delle persone e del narcotraffico. Benedice quanti si adoperano per soccorrere e accogliere i numerosi migranti e rifugiati. Poi un'altra drammatica realtà dei nostri giorni. Il Signore ridoni speranza a quanti non hanno lavoro. Ne sono tanti. E sostenga l'impegno di quanti hanno responsabilità pubbliche in campo politico ed economico, affinché si adoperino per perseguire il bene comune e a tutelare la dignità di ogni vita umana. Un ultimo pensiero è per i carcerati, perché il Signore doni loro di sperimentare il suo amore misericordioso che sana le ferite e vince il male. Un amore che Francesco invita tutti ad accogliere nella propria vita, dando un significato autentico alla venuta di Gesù, che tutto cambia, come spiegato pure celebrando in San Pietro la messa nella notte di Natale. Questo bambino, ricorda Francesco, ci insegna che cosa è veramente essenziale nella nostra vita, in una società spesso ebbra di consumo e di piacere, di abbondanza e lusso, di apparenza e narcisismo. Gesù ci chiama a un comportamento sobrio. Dentro una cultura dell'indifferenza che finisce non di rado per essere spietata, il nostro stile di vita sia invece colmo di pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera.